Buongiorno, sono Gennaro Gelmini, abito a Varese e mi interesso da 10 anni di cambiamenti climatici in ambito astronomico. Da 10 anni studio i cambiamenti climatici che non sono dovuti all'effetto serra, al buco dell'ozono, ma in realtà all'azione di un pianeta denominato Nibiru e anche con i nomi di Sedna, Scilla, Eris e con la sigla 2003 UB313. Questo pianeta, che fa parte del Sistema Solare, ha un'orbita ellittica allungata e una massa molto compatta, a cui quindi corrisponde un'attrazione gravitazionale molto forte. Quindi, in base alla sua posizione nel cielo, implica questi cambiamenti climatici sulla Terra. Tutto ciò provoca sul pianeta Terra l'aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e quant'altro. Pressione atmosferica, mareggiate, piogge torrenziali, tutto quanto sta succedendo sulla Terra in realtà non è tanto dovuto all'effetto serra e buco dell'ozono, ma all'azione di questo pianeta Nibiru, Sedna, Eris, Scilla, anche con la sigla, denominato anche con la sigla 2003 UB313, il 10° pianeta del Sistema Solare, annoverato ancora come planetoide, cioè pianeta nano, perché è stato, credono che sia appunto grande come pianeta Plutone, delle stesse dimensioni. In 10 anni di attività ho fatto numerose denunce, tra cui per esempio questa di Roma, 27 ottobre 2008, riguarda appunto sempre il pianeta Nibiru, tutto quello che in ambito climatico provoca, quindi in realtà che i cambiamenti climatici sono dovuti all'azione di questo pianeta. I miei scritti sono approdati anche sul giornale La Provincia di Varese del 16 ottobre 2006 e anche su Cronaca Vera, che è una rivista. Poi sono andato anche in Russia 6 volte, questo è un documento in russo, sempre delle stesse cose che vi ho detto poc'anzi. Poi varie procure, tra cui Procura di Varese, Procura di Busto Arsizio, Procura di Milano, Procura di Venezia, Procura di Trieste, Procura di Genova, Procura di Catania e tantissimi altri istituti, ministeri e tutto quanto. 25.000 persone di ogni ruolo in pratica. E tra l'altro ho avuto anche 3 lettere dalla NASA, 3 lettere in cui mi si fanno i complimenti, quindi se mi hanno fatto i complimenti evidentemente perché ciò che dico è verità. Voglio che questo filmato sia diffuso liberamente. Questi fenomeni anzidetti saranno sempre in aumento, ma la prima cosa per prepararsi a questi eventi è conoscere la verità. Se la verità viene conosciuta ci si può preparare adeguatamente. Se la verità viene sempre tenuta nascosta, com'è tutt'oggi, non ci si può preparare. Perché a cosa ci si può preparare se non si sa, non si conosce questa cosa? Bisogna saperla. Bisogna sapere che Nibiru esiste veramente e fa parte del sistema solare. La mia vita non è iniziata riguardo questi studi, chiaramente. All'inizio ero cantautore, sono stato cantautore iscritto alla SIAE per 5 anni, nei primi anni del 90. Nella seconda parte degli anni 90 ho fatto svolto attività politica, mi sono candidato anche a un paese, Marzio, come sindaco, un paese della provincia di Varese in Italia. Successivamente, nel 99, sono venuto a sapere queste cose dei cambiamenti climatici da queste creature, Anunnaki si chiamano, di Nibiru. E ho avuto questi contatti per, diciamo, soprattutto per fede, perché comunque pregando molto ho pregato di sapere quale fosse il futuro del mondo e questi alieni, questi extraterrestri, sono venuti da me e mi hanno contattato su quello che era il futuro del mondo in immagini. Da allora ho fatto dei giorni di meditazione in montagna e da queste immagini ho capito quello che era il futuro del mondo.
La vita extraterrestre esiste, però non all'esterno dei pianeti, soprattutto all'interno. Per rotazione i pianeti provocano delle depressioni interne che creano delle cavità. All'interno di queste cavità vivono degli extraterrestri. In che maniera? C'è acqua, perché poi c'è calore, c'è luce. Le fonti magmatiche provocano questo. Ci sono delle fonti magmatiche, come dei vulcani interni, che danno questa luce, calore e quindi anche acqua. Non c'è ghiaccio, c'è calore, si forma l'acqua. E c'è vita. Quindi c'è vita anche nell'universo, ma non tanto fuori dai pianeti, sull'esterno, ma all'interno dei pianeti. E quindi in futuro poi avremo questo contatto con queste creature. Anche il pianeta Nibiru è abitato, sempre all'interno, dove ci sono tre fonti di magma che danno luce e calore. E queste creature, appunto, dopo questi eventi, verranno a farci visita nel numero di circa 1 milione di entità. Vorrei che questo filmato avesse una libera diffusione per raggiungere più persone possibili, onde prepararci a questi eventi.